telespettatori e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Aspettando Tifosi Napoletani. Con me, come sempre, in studio il padrone di casa, Gennaro Montori. Buonasera, Gennaro. Buonasera a te, Anna. Buonasera a tutti. E allora, sicuramente, Gennaro, siamo un po' più risollevati rispetto alla puntata di lunedì. Il nostro morale è un po' più su, proprio perché lunedì eravamo un po' sconfortati per i risultati del Napoli. Io sinceramente mi sono guardato la replica poi, la sera, mi sono visto, sembrava veramente essere il 2 novembre. Quando perdi è tutta un'atmosfera diversa, perché per 3-0 a Bergamo. Poi c'è stata quella bella rimonta di Roma che poi abbiamo perso nel finale, forse anche Peccato. immeritatamente, perché il Napoli ha giocato una bella gara, soprattutto un bel secondo tempo, però purtroppo, sai, anche il difensore scarso ce l'abbiamo. È inutile che poi ci esaltiamo e poi ci demoralizziamo allo stesso. Poi c'è stata una bellissima vittoria contro il Milan, un bel Napoli, veramente un bel Napoli. Però al di là di tutto credo che comunque siamo un po' l'eccesso noi napoletani. Ci entusiasmiamo con facilità e ci demoralizziamo con facilità. Quella è la forte passione, però lo diciamo Però è sempre. ovvio che vedere poi da un 3-0 una città che condannava la squadra e vedendo poi l'esaltazione di una città non è nemmeno bello, questo nemmeno Certo. ti fa bene, ti fa capire che non abbiamo l'equilibrio giusto per poter dire certe cose. È ovvio che c'è il 50% diviso e io non mi sento di condannare nessuno, l'ho sempre detto, tranne quelli che poi sono per un motivo o per altro, sia di qua che di là. Per altri motivi, contro o a favore. Vabbè, quello è poi un'altra categoria. C'è un dato confortante e sconfortante che questi piccoli acquisti, che non sono top player, sicuramente sono migliori di quelli che avevamo, ma non sono top player. Il Napoli deve difendere il terzo posto, deve pensare anche se può arrivare al secondo, perché questo dipende tutto dalla Roma. Se la Roma cala, il Napoli lo può fare, ma sicuramente non è una forza solamente nostra. Perché la Roma sembrava di avere 9 punti in più, perché col Parma l'avevamo dato per scontato, con la Lazio l'avevamo dato per scontato, invece non è stato E così, invece ha pareggio con la pareggiato. Lazio. E poi deve sempre battere il Parma e questo ci lascia ben sperare, perché poi la Roma deve giocare con la Juventus, deve venire a Napoli. È ovvio, la Juventus non la dobbiamo guardare più, però io sono molto rammaricato, perché vedendo la Juventus che viene poi raggiunta con 2 gol dal Verona per 2-0, 2-2. Questo ha un significato di quello che ho sempre pensato io, che Napoli con 2 o 3 acquisti importanti avrebbe potuto raggiungere lo scudetto. E sicuramente lo scudetto è superiore alla Coppa Italia, la Champions League è superiore all'Europa League. C'è chi si accontenta, è ovvio, vincerla sarei contento anch'io, l'Europa League, la Coppa Italia, anche se in minima parte, perché il Presidente ha detto sempre una coppetta, però vincere in Champions, competere. O Scudetto. vincere in campionato è sempre un'altra cosa. È ovvio che bisogna pensare pure che il Napoli è uscito contro il Chelsea, che poi ha vinto il campionato, ha vinto la Coppa. Questa è la dimostrazione che la poteva vincere anche il Napoli, ma questo lo si fa attraverso un progetto che ci volevano altri giocatori. Il Napoli non li ha presi, lo scudetto non lo puoi guardare e Allora, l'Europa League ormai siamo fuori. Siccome abbiamo tanto di cui parlare, Marco Di Bello però ci ha preparato anche un servizio, ce lo guardiamo subito, nel servizio appunto parla di questa rimonta del Napoli, lo commentiamo insieme e poi ho delle domande da farti, anche in prospettiva della partita di mercoledì, il servizio di Marco Di Bello. Bene, rieccoci in studio e allora Gennaro, parliamo di mercoledì e come diceva anche Marco Di Bello nel servizio, basta che il Napoli fa un gol e ovviamente non incassa Ma nessuno, non è con la questo, migliore secondo me non è formazione. questo il problema è un altro. Dici. Il problema bisogna, io come al solito dovrei dire, è inutile che parlo perché già l'ho detto, ma non è il caso, perché bisogna ricordarlo sempre in questa città, perché purtroppo te l'ho detto, ci sono quelle doppie fasi del perdere o del vincere, chi si deprime e chi poi si esalta. Avevamo detto che il Napoli al completo poteva battere chiunque, abbiamo visto che il Napoli quando gioca al completo, praticamente appena poi ci siamo rimaneggiati con il turnover che purtroppo costretto, povero Benitez, costretto anche a subirsi le critiche, un po' da tutti, addirittura il Presidente Settimane non ha parlato per un po' di tempo, avrebbe voluto dire qualcosa, ma ha detto è meglio che non dico niente, perché poi alla fine è una garanzia, Benitez lo sappiamo tutti, e lo dimostri che quando in campo c'è la squadra titolare, tutti devono tremare di questo. Poi quando vai tipo a Bergamo, una partita un po' più così, comunque la perdi 3-0, questa è una dimostrazione, sono i dati di fatto. Al completo il Napoli può battere anche la Roma, possiamo qualificarci e fare la Fiorentina, secondo me la finale con la Fiorentina, perché ha qualche chance in più come il Napoli, l'1-0 già si qualificano. Il Napoli al completo è una bella squadra, abbiamo ritrovato Hamsik, abbiamo visto già qualcosa in più.
c'è Higuaín che comunque è un campione affermato, ci sono dei giovani interessanti come Mertens e Insigne. Giovedì ho fatto un confronto, ho detto quando ho sbagliato col Mertens non lo si praticamente mette in discussione, così non dovrebbe essere fatto nemmeno con Insigne, la legge è uguale per tutti. Ma forse sai che cos'è il napoletano e quindi noi i napoletani pretendono di più? No, non è ammesso. Ma per il bene non è, che ma vogliono. Non è ammesso, perché un napoletano non è detto che deve dare di più, un napoletano anzi deve essere aiutato di più, perché dobbiamo mettere sempre nel perdere? No, io ti sto cercando di dare delle chiavi di lettura. Non insomma. È giusto questa chiave di lettura, secondo la mia esperienza di tantissimi anni che mi portano poi a dire certe cose. È ovvio che la possibilità di vincere c'è, come c'è, perché sicuramente ci sarà un pubblico schierato a favore del Napoli, la gente ormai, visto che ci siamo stati bocciati su entrambi i fronti, Champions e campionato, la gente ormai si può tutto sulla Coppa Italia e se l'Europa League. Ed è anche giusto, anche se noi vogliamo qualcosa in più. Ed è un dato confortante e sconfortante nello stesso momento, perché vincere comunque sarebbe salvare l'anno. Sia in Coppa Italia che in Europa League, e non ci resta che comunque sperare, aggrapparci a tutto ciò, perché l'amore e la passione di un tifoso è quello, bisogna vincere qualcosa, perché il Napoli è da un po' di anni che è sulla cresta dell'onda ma non riesce a vincere, tranne la Coppa Italia che il presidente definiva coppetta, poi invece ci salì a prenderla in mano e ha visto che soddisfazione poter alzare anche una Coppa Italia. Lo stesso varrebbe per l'Europa League, ma penso che vincere uno scudetto e la Champions, io che conosco la storia del Napoli, penso che ha un significato particolare. E questo è un dato certo. Importante, ufficiale, ma nello stesso momento non si può nemmeno smentire, perché non credo che il tifoso che dice non contestiamo perché vogliamo vincere la Coppa Italia, non la Champions, non può essere, perché altrimenti potrei definire un tifoso cretino e un tifoso intelligente. Siccome il tifoso e basta, è ovvio che c'è il tifoso che purtroppo non conosce dove può arrivare la nostra città che ha delle potenzialità enormi, può arrivare a superare la Juventus che comunque hanno un bacino in mere di tifoseria, anche se è sparsa in tutto il mondo più dei napoletani, ma noi diamo un qualcosa in più, perché noi siamo a tutti gli effetti, noi pratichiamo lo stadio, molti tifosi della Juventus vanno, non sanno nemmeno lo stadio che cos'è, sono tifosi della Juventus è per moda, e non sanno, tipo per esempio Isabella, la mia compagna, era tifosi della Juventus, ho detto, ma che stai facendo, tifosi della Juventus, ma sei andato mai a vedere una partita? No, e come fai a dire, dimmi, non sapeva niente. L'ho portato a vedere una partita sullo stadio, ha visto me quell'entrata, ma cioè, subito è diventata tifosa del Napoli. E hai trasmesso? Non ci è voluto niente, ma questo l'ho fatto con tante persone, anche perché vivere insieme a me diventa automatico diventare tifoso del Napoli. Una passione che va oltre, si parla 24 ore, anche nei sogni. Napoli ha segnato, Isabella. Cioè, lo sogni anche praticamente, sì, sì, sì. Lo commenti mentre dormi. Beh, diciamo la verità, è il tifoso del Napoli quando uno dice il dodicesimo uomo in campo, è davvero così? Cioè, proprio così, cioè si sente il San Paolo come pieno, ma anche quando i tifosi vanno in campo. Ma io la settimana scorsa ti ho detto qualcosa che non mi esprimo, però lo ritorno a dire. Qualcosa non mi quadra, te lo ricordi? Sì. E qualcosa non mi quadra. Vabbè. Poi ci metto sempre un po' prima degli altri ad arrivare. Vedremo, insomma, andiamo avanti. E allora, voglio leggerti un'agenzia proprio sulle contestazioni, quindi sulle parole del nostro presidente, e lui dice: la contestazione allo stadio, risponde a questa domanda, ci sono milioni di tifosi che amano il Napoli più di quanto ti hanno mostrato questi striscioni, lo ha detto appunto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano delle critiche ricevute da una parte della tifoseria nell'ultima uscita appunto del Napoli, in particolare sabato sera contro il Milan. Dice il presidente in occasione della conferenza stampa di presentazione a Napoli del nuovo film di Carlo Verdone, dice sotto una buona sera appunto, sono tranquillo, la sera vado a dormire sapendo che ho fatto tutto nel migliore dei modi, poi ognuno può mostrare il proprio dissenso, ma mi sembra un autogol, anche se riguarda pochi tifosi che forse non sono tifosi e vengono allo stadio con altri intenti e forse sono manovrati da terzi che neanche vengono allo stadio. Queste appunto le parole del presidente. No, non è vero, ha detto una grandissima bugia il presidente, e ti spiego nell'ordine perché, essendo un esperto tifoso, no? Essendo stato un capo tifoso storico, certo. Innanzitutto non sono una minoranza, probabilmente ci sono persone che si sono accanite perché il presidente comunque lancia le sfide, e c'è una parte invece che non ha condiviso, perché ovviamente, ti spiego anche perché, è stato giusto lo striscione, ma nel momento, forse il momento non è stato giusto, perché quando giochi Napoli-Milan, Napoli-Inter, Napoli-Juventus, il tifoso si dimentica di tutto, perché sono le squadre che comunque hanno vinto più scudetti, ognuno la guarda come quella che sta in alto e che dobbiamo riprenderla e agganciarla. Certo.
E probabilmente, però non condivido quello che ha detto il presidente, non sono in minoranza, innanzitutto perché sono quelli che cantano tutte le domeniche e trascinano la squadra, uno, e trascinano anche gli altri dietro di loro. Due, non pensi che ci sia una motivazione di dire che non sono i soliti tifosi perché hanno seguito il Napoli dappertutto. Tre, il presidente non si deve andare a dormire, non deve andare a dormire con la coscienza a posto, perché la coscienza a posto proprio non ce l'ha. Perché un presidente che ha la possibilità di praticamente di avere tutti quei soldi in mano potrebbe spenderli diversamente. Allora, se il presidente avesse speso altri 3-4 giocatori importanti, più importanti di quelli che abbiamo preso, sicuramente Revelier non era sicuramente Criscito, l'altro non era Mascherano, Schetter sicuramente sarebbe stato superiore. Il Napoli poteva fare di meglio. È ovvio che in questo momento protestare adesso ormai è inutile. È inutile perché ormai il Napoli è questo. Allora noi dobbiamo prefiggere un obiettivo, dobbiamo prefiggerci. Prefiggerci un obiettivo e quale, tu mi dici? È quello di terminare ad un posto più importante possibile. Però poi aggiungi il presente, poi non deve fare, aspettiamo, prendiamo, spendiamoci, perché fa questi... queste uscite dentro e fuori che danno un po' fastidio, non riesco a capire il presidente. Poi non può dire questi sono tifosi una minoranza, perché fino a Napoli, se tu avessi domandato al tifoso del Napoli, no, se fosse stato preso in causa un tifoso chiunque, avrebbe sicuramente parlato male di ci vogliono qui, che tutta la città la pensava in questo modo. E poi partiamo dal fatto della repressione e dell'esaltazione. Questo è un dato. I tifosi sono fatti così, però lui non deve approfittare del tifoso quando vince per poter parlare. Allora mi spiego perché il presidente non ha parlato dopo Napoli-Atalanta, perché già conosce il tifoso come ti risponde alla base della vittoria o della sconfitta, e non è giusto, perché poi è stato attaccato Benitez e lui non è intervenuto e non ha detto questo è il nostro allenatore, siamo gli vicini, perché poi è facile dirlo quando batti il Milan, perché non l'hai detto dopo Napoli-Atalanta il nostro, perché bisogna avere le capacità calcistiche. Forse nessuno gliel'ha chiesto, però il presidente che sa quando deve uscire, non ti preoccupare. A Napoli sai come si dice? Ci tiene fatto presidente a tutto quanto. È un uomo molto intelligente e lo ripeto, imprenditorialmente è il numero uno. Numero uno in assoluto. Nessuno lo supera. Però aspetto il tifoso e il presidente. E allora, però come stavi dicendo tu prima, dobbiamo avere degli obiettivi, adesso la campagna acquisti è stata fatta, quindi insomma, tu l'hai detto, lo dici sempre, in ogni puntata, dobbiamo stare sempre vicino alla squadra. L'ho detto la settimana scorsa, infatti, se qualcuno mi avesse seguito non l'avrebbe fatto, io l'avrei fatto alla fine. E infatti tu l'hai sottolineato. Perché sai che cosa vuoi fare, infatti te lo dissi, cioè, perché qualcuno vuole far apparire adesso, vuole mettere in mala luce i tifosi, quelli che hanno fatto gli striscioni, perché vuole mettere in mala luce? Perché dice quello hanno fatto lo striscione quando il Napoli. Infatti c'è qualcuno invece che può pensare che era premedito, invece no, è una cosa che uno sente, però andava fatta ma in un altro momento, che è Napoli-Milan, ma sicuramente anche per loro era Napoli-Milan, che anche loro sono di fuori, che per me io li ritengo il 12° in campo, perché io so che cosa significa stare in curva e stare con praticamente dentro, poterti fare per la squadra e poi rimanerci male sapendo che si potevano acquistare 3 giocatori per lottare per lo scudetto. È normale che il tifoso ci rimane un po' più male. Poi c'è l'altro tifoso, ma comunque è un concetto un po' più molto profondo che bisognerebbe approfondire, e poi bisognerebbe stare tutti i giorni in televisione, perché c'è poi chi acquisisce delle parole che uno dice, no, per poterle trasmettere a modo suo. Questa è cattiveria, perché ormai c'è questo Facebook, ci sta l'altro com'è, Twitter. E quelle altre cose che poi alla fine portano imbrogli nelle case della gente e portano imbrogli anche nella tifoseria, e c'è uno stato d'animo che poi va a cadere e nascono le lotte intestine tra di noi, che non è nemmeno giusto, perché alla fine io credo una cosa, si vede chi è tifoso e chi no, si vede chi lo fa perché praticamente vuole una squadra superiore e si vede chi è che poi alla fine non capisce che potremmo fare di meglio. Purtroppo non è una colpa di nessuno, c'è chi vuole di più e chi vuole rimanere normale, che c'eravamo in Serie C, che io non sono d'accordo, però rispetto il pensiero degli altri, perché per me il Napoli può fare molto di più ed il presidente può spendere molto di più al cospetto di quello che ha speso, con il rispetto dovuto, anche perché io ho detto, mi sono prefissato un obiettivo, non so se hai sentito giovedì, che del presidente non voglio parlare più, sto parlando dei fatti perché mi hai messo in condizione di poter rispondere. Era giusto parlarne di questa cosa. Però non voglio parlare, ho fatto un ultimo articolo sul mio giornale spiegando proprio tutto l'atteggiamento mio,
E poi mi sono tirato indietro perché voglio parlare della mia squadra del cuore. A me del presente non me ne importa proprio, di quelli che pensano in un modo o nell'altro. Io ho un mio pensiero, amare il Napoli, e sono convinto di una cosa, che i giocatori quando vanno in campo danno tutto se stesso, ed è giusto rispettare questi ragazzi che vanno, che è ovvio, se poi in campo vai con Britos, con Semail, con Revelier, che sono giocatori di seconda fascia, non ti puoi aspettare di meglio, e lo dimostrano i risultati, che va a Bergamo e perdi 3-0. Poi invece vai a giocare a Roma, appena c'è qualche innesto, appena giochi quasi con la squadra completa, metti in difficoltà tutti e batti il Milan, e perdi, quando perdi lo fai di misura, sfortunatamente, come è successo a Roma. E questo è il vero Napoli. Ho sempre sostenuto che il Napoli a completo può battere chiunque squadra, appena ci metti due o tre seconde linee il Napoli va in difficoltà. Io anche in questo mi sento di aver ragione. Poi vabbè, chi vuole dimostrarmi il contrario può anche venire e confrontarsi con me, perché io sono aperto a tutti. Ripeto ancora una volta, io le dirette qui non le faccio purtroppo perché registriamo un po' prima, ma io sono pronto. Abbiamo anche poco spazio, quindi... ma sono pronto anche a confrontarmi con tutti e spiegarmi con grande civiltà da un lato e dall'altro, e senza praticamente prepararle. Per me può chiamare chiunque. Certo. Io anzi invito Anastasia, a tutti quanti, leggete anche giovedì, abbiamo letto delle mail che la pensavano diversamente. Dico un'altra email che un signore, mi sembra che si chiamava Vena 2000, che scriveva da Treviglio di Bergamo, attaccava Postiglione, Cingialletti, che secondo me non è giusto usare questi termini per un sempre giocatore. Il rispetto degli altri, bisogna dire la propria opinione. A volte Guido va un po' oltre, perché proprio ormai è diventato una cosa particolare, perché l'hanno creata la gente, su Facebook si mettono i contro. Però facendo così scateni anche quello. Scateni tutto e due. Sì. Però posso dirti una cosa, però non è nemmeno giusto che poi mettono in condizione una persona di camminare in mezzo alla strada e mettere a repentaglio la propria vita. No, scateni quello. Ha avuto molte minacce, e vabbè, mi è stato scatenato anche dagli altri, perché c'è poi chi alimenta a favore e a sfavore. Questo non bisognerebbe fare. Bisogna parlare facciamolo con rimanere, per ricevere rispetto. Bravo, facciamolo rimanere come un pensiero e basta, che finisce là. Perché se ci mettiamo a giocare poi tutti sui sentimenti degli altri, a favore e a sfavore, ci facciamo del male. E alla fine chi ci va di sotto è la nostra squadra, la nostra tifoseria. Perché siamo in due a pagare, tifoseria e squadra. Perché De Laurentiis un giorno se ne può andare, come se ne è andato Fiore, Lauro, Ferlaino, Corbelli, Naldi, quell'altro, come mi ricordo, che è venuto pure a Sfotto, Gaucci, che pure lo stesso Naldi. Naldi riusciva a parlare a cavallo praticamente. Normalmente non riusciva a parlare. Corbelli non è riuscito a comunicare con la tifoseria. Gaucci ci è venuto a prendere in giro, per cui dobbiamo realmente poi dire che quest'uomo ha avuto le capacità imprenditoriali al di sopra di tutti gli altri, certo. E bisogna dare atto, perché io lo dico sempre. Però io aspetto sempre il tifoso del presidente. Va benissimo. Che non vediamo da tanti anni, perché l'era di Ferlaino è stato contestato, nonostante in campo avevamo i vari Carega, Zola, Fonseca, se n'era andato Maradona, era anche giusto, un altro Maradona non era facile trovarlo, rimpiazzarlo. I tempi erano quelli che erano, non c'erano le pay TV, non c'erano i 100 miliardi che dava poi la Lega successivamente per i diritti di immagini, non c'era il marketing, che anche qua il Napoli è stato bravo, perché il presidente riesce a prendere anche l'area a venderla, e questa è una capacità imprenditoriale, non gliene dobbiamo dare atto, ed è anche giusto, per l'amor di Dio. Perché poi alla fine lui vuole fare il Napoli così, è lui la proprietà, però è anche giusto investire qualcosa in più per tutto quello che riceve. Vabbè, come lui dice sempre, comunque è sempre un progetto che cresce sempre di più, quindi sicuramente quest'anno a giugno ci sono messi dei tasselli importanti. Adesso ma cresce sempre di più, però non riusciamo a capire, però. Io dico, vabbè, una parte della tifoseria dammi la ragione, che la pensa a sostenere, però dico a questa gente e pure al presidente, perché non riesce mai a mettere l'ultimo tassello per poter fare poi il salto di qualità? Me lo chiedo da anni, sono 4 anni. Può che essere lo fa. Che lo farà quest'anno? Auguriamoci, però ricordiamoci che è sempre con un anno di ritardo, perché tu pensa per un attimo, l'anno scorso avevamo detto c'è solo la Juventus, la possiamo superare, poi è entrata la Roma, o sta entrando la Fiorentina, l'anno prossimo sicuramente Inter e Milan non potranno stare a guardare. Perché escono fuori da un giro ultramiliardario, perché praticamente sponsor, business, marketing, cioè, tutto cala. Il marketing e cala. E ovviamente allora ci dobbiamo aspettare che dopo dobbiamo competere con 5 squadre. Quest'anno potevamo fare secondo la Juventus e acquistare altri 2-3 giocatori, avremmo potuto vincere direttamente. Non riesco a capire il perché. Me lo chiedo e ancora devo riuscire a capirlo.
Gennaro, noi praticamente abbiamo ancora qualche minuto, però ovviamente concentriamoci su mercoledì sera. Tu l'hai detto prima, quando la squadra è al completo non ce n'è per nessuno, ovviamente ci sarà anche quell'agonismo forte perché bisogna assolutamente vincere, quindi insomma entreranno con quella grinta che poi il Napoli ci ha imparato insomma, a conoscere. Guarda, io ti do un dato che secondo me dovrebbe essere confortante. Dai. Le curve praticamente hanno esposto degli striscioni. Sì. Io sono convinto dall'intelligenza degli striscioni fatti in tanti anni, no? Qualche volta c'è stato qualche caduto di stile, mi è capitato anche quando c'ero io alla guida, perché non è mica semplice praticamente guidare un tifo. Sono convinto che in quell'occasione magari hanno fatto uno striscione per poter far capire al presente, e l'ultimo appello che possiamo farti, questa è una mia lettura, perché poi non ci saranno più opportunità, perché poi adesso bisogna pensare alla squadra, ormai gli acquisti sono saltati. La posta in palio è forte perché c'è il Napoli, ma sono convinto che sosterranno il Napoli facendolo capire in che modo, perché ti ripeto, non è facile essere capotifoso in una città come la nostra città, ci vuole l'intelligenza massima, perché la gente poi deve seguire ed è anche giusto. Sono convinto che sosterranno il Napoli, mi auguro di non sbagliarmi, non è che voglio entrare nei dettagli perché non mi permetto, però conoscendo il dodicesimo in campo, avendolo fatto anch'io in prima persona, sono convinto di tutto ciò. Però credo che il Presidente debba fare un passo indietro, perché poi ti spiego, se le cose non vanno bene, mi auguro di non facciamo le corna, perché nessuno lo vuole, nemmeno i ragazzi lo vogliono, che sia chiaro, perché non lo posso mai pensare. Persone che fanno migliaia di chilometri tutte le domeniche, hanno sostenuto il Napoli dappertutto, dalla Serie C ad oggi, non credo che vogliono il male del Napoli. Non penso forse il Presidente non sarebbero i tifosi. Ma io non ci posso mai credere, perché il Presidente l'ha anche incontrato, gli ha parlato con loro, si sono parlati, perché poi i ragazzi fanno comunque charter, i pullman, fanno a fare le trasferte, quando gli è consentito, perché poi hanno una mentalità di test che non possiamo entrare in meta, perché poi ognuno bisogna rispettare altre mentalità, loro rispettano noi, noi rispettiamo loro, è tutto un modo di vedere a proprio modo, no? Però credo che il Presidente non possa uscire in quel modo e dice sono pochi tifosi, perché poi se una partita va male ai pochi tifosi, come dice lui che non sono, perché sono comunque migliaia di ragazzi, si aggiungono altre migliaia di ragazzi e poi che succede? Succede una guerra che non finisce più. Allora qui deve prevalere il buon senso del Presidente, innanzitutto che il Presidente del Napoli deve rispettare i ragazzi, perché quando ne sono, quando li ha incontrati sapevano che erano una forza, doveva rispettarli, perché bisogna rispettare i tifosi nel bene e nel male, come i tifosi lo fanno con il Napoli, perché alla fine poi lo stadio si riempie quasi sempre, soprattutto partendo da Napoli Cittadella, poi se sono stati in 40.000 contro l'Arsenal è stato colpo del Presidente contro il Milan, perché aumenta i prezzi. E non è giusto. E questo è un dato sconfortante, perché dai 70 ai 40, ci spieghiamo il perché in Serie C 70 e in Champions in 40, credo che il Presidente abbia fatto qualche errore, non sono stati i tifosi, perché i tifosi vogliono amare il Napoli, l'hanno fatto con il Cittadella e lo vorrebbero fare oggi. Diamogli la possibilità, non ci attacchiamo con i tifosi, ogni tanto stiamo zitti, è inutile farle vedere quella cosa, Twitter mi hanno scritto, per me è sbagliato. Un Presidente dovrebbe avere uno stile superiore, anche perché te l'ho detto, imprenditorialmente è un grande. Allora che posso pensare io, da uomo intelligente, come tanti uomini intelligenti, che il Presidente lo fa perché il Napoli ha vinto, poi dopo si chiude in difesa, e non è giusto. Bisogna avere una coerenza e parlare o sempre o mai. Allora se tu parli con tutti i giorni, quando si perde e quando si vince va bene, ma quando vuoi farlo a titolo personale, credo che non sia poi giusto, perché poi alla fine una storia che parla fuori dei tifosi. Erano campioni d'Italia, eravamo campioni d'Italia e siamo ancora campioni d'Italia, perché se Napoli Cittadella in Serie C siamo in 70.000, il titolo era di Serie C, ma la tifoseria era da Champions League. E se in 40.000 lo erano ancora col Milan e con l'Arsenal, è perché il Presidente ha messo i prezzi un po' più oltre, mentre c'era la PTV, c'erano le televisioni. Allora bisogna un attimo confrontarsi e stare tranquilli, caro Presidente. Anche perché poi alla fine... Ma adesso dedichiamoci a mercoledì. Aspetta, no? La settimana scorsa a me mi hanno minacciato, voglio dire questa cosa, sì. No? Però non sono voluto andare oltre, ne voglio fare, non mi interessa proprio. Però poi c'è stato un seguito che mi ha dato fastidio sabato sera. Praticamente sono andato a Premi, l'ha preso, è entrato dentro il campo, mi aspettava andare in tribuna, perché giù non mi ha voluto far scendere il signor Baldari, mi ha detto che c'erano molti cinesi, con tutto il rispetto per i cinesi, ma a me che me ne importa, il Napoli Calcio deve gestire in un altro modo queste richieste. Praticamente non, io non sono sceso, sai che ho fatto? Ho rimasto il tagliando del biglietto indietro,
non mi interessa, perché a me mica è il problema di non pagare i biglietti. Fortunatamente 30-40 euro posso spendere e me ne sono andato nei distinti. L'ho fatto per tanto tempo e ti assicuro che per 8-9 anni mi sono fatto la tribuna, mi sono praticamente abbonato alla tribuna. Posso farlo benissimamente a continuare. Non mi interessa né di andare giù, perché per me il tempo mio, quello da tifoso, è passato. Ho visto Maradona, Careca, Kroll, Pesauro, i più grandi di tutta la storia del Napoli. Non è che mi preoccupo di vedere i calciatori, anche perché poi molti di loro li conosco pure, c'è possibilità di incontrarli spesso, mi sono fatto la foto con Ugo, ma non è quello il problema. Il problema è il fatto che Guido Baldari, mi dispiace perché è una persona per bene, che io stimo moltissimo, ha avuto una caduta di stile, anche perché poi il presidente... però sai Gennaro, non è nemmeno qui, quindi... No, è nemmeno qui, ma quelli buoni... Scusami, io glielo vado a dire di persona, perché no... ma io glielo ho detto già di persona, ma non mi ha dato la possibilità. Io penso che è qui il luogo per poter rispondere, che lui ha offeso non solo me, ma anche il programma mio, perché questo è un mio programma, è proprio qui dove io posso rispondere, perché lui non è venuto nemmeno di persona. Anche perché poi il presidente, alle persone che ha accusato, non deve dimenticarsi che stanno a Soccavo, entrano al Castel Volturno, e non mi sembra giusto nemmeno quello che stai dicendo. Lo sai che ti rispetto a 360 gradi, è un'osservazione, però ti dico è un'opinione sbagliata e ti spiego perché. Perché pure il presidente ha attaccato questi ragazzi, quando poi li ospita a Castel Volturno, che è casa sua, praticamente non puoi ospitare delle persone e poi li vuoi buttare fuori quando ti conviene. Mi dispiace, anzi ufficialmente, da quello che hai detto tu, per dimostrarti la mia coerenza e il mio rispetto verso gli altri, sono pronto a confrontarmi con Guido Baldari se lo fa, ma certo, penso che non abbia il coraggio di farlo. Con tutto il rispetto, anzi colgo l'occasione per salutarlo, a me lo può anche fare, che mi faccio il biglietto, non mi interessa, perché anche lui mi vuole dare l'ingresso, ma a me l'ingresso non mi interessa, perché non me ne importa di non pagare o pagare il biglietto. Vabbè, un'altra questione, sono stato superiore a questo, perché io me ne sono andato anzi a comprare il biglietto, perché io l'avevo in omaggio, ma non l'ho voluto, perché a me non mi interessa, a me mi interessava lavorare, non ha rispettato il mio lavoro, e a chi lo posso dire se non attraverso un programma che mi appartiene, che è autogestito da me. Assolutamente. Anzi, lo saluto con affetto, con la speranza che con me lo può fare anche, ma con gli altri non è giusto, che a me non mi interessa, che a me piace stare più in mezzo ai tifosi che stare in un altro posto. Infatti da anni io non vado in tribuna stampa, ma vado in mezzo ai tifosi a divertirmi, perché a me quando segna il Napoli mi voglio abbracciare con i tifosi. In tribuna stampa non ti riesce, perché poi c'è più un fatto... professionale, è normale. Gennaro, siamo davvero in chiusura, però come sempre i saluti finali spettano a te. Il Napoli può battere la Roma, perché la Roma è una bellissima squadra ed ha una rosa più forte del Napoli, ma io sono convinto che negli 11, se entreranno gli 11 giusti in campo, il Napoli può battere bene, anche perché la Roma non è una squadra stellare, non è sicuramente il Barcellona, ma io credo che il Napoli a completo può battere anche il Barcellona. L'ho sempre detto e lo ripeto, sono convinto che il Napoli potrà fare sua la gara, auguriamoci che tutti sono pronti e disponibili per poter affrontare questa gara alla pari con gli 11 in campo che spettano. Mi auguro che ci possa dare l'opportunità di vedere praticamente Enrique, perché Enrique lo conosco bene, l'ho seguito in diverse partite, anche quando a Barcellona non giocava, però quando poi è stato impiegato in altre squadre non è proprio male, non è sicuramente Brito, se è superiore. E poi a sinistra Ngolan è un giocatore importante che può essere utile alla causa, è un bel tiro. E poi c'è un dato importante che io conosco e probabilmente non l'ho ancora detto: nei test Ngolan, già nelle altre società sportive che apparteneva, praticamente era superiore alla norma degli altri calciatori, praticamente fisicamente, come corso è tutta un... però sicuramente non è un top player, ma sicuramente meglio di qualcun altro. E allora grazie ancora a Gennaro Montori, grazie come sempre a tutti voi per averci seguito, arrivederci. Buona serata.